giornata di semifinali qua agli Internazionali d'Este 2015. Il primo match che andrà in campo alle 16.30 vedrà contrapporsi il giovane talento italiano Bahamond allo spagnolo Granollers Puyol. Cosa dire di questa partita, Max? Beh, che dire, non ci aspettavamo di vedere fra i primi quattro Granollers Puyol. Aveva sicuramente una parte di tabellone molto complessa, difficile, però è stato veramente abile a sconfiggere i propri avversari. In particolare l'ostacolo più duro sicuramente per lui si è presentato ai quarti con l'incontro contro la testa di serie numero 2 Chazal. Granollers Puyol è riuscito a vincere con grande autorevolezza, ha lasciato davvero senza fiato l'avversario, è riuscito, gli ha lasciato veramente pochi game durante la gara e quindi ci ha davvero impressionato. L'abbiamo visto bene, in uno stato di ottima forma, non solo fisica ma anche mentale. Quest'anno ha già vinto due future consecutivi, questo gli ha dato maggiore consapevolezza nei propri mezzi, quindi per lui davvero una semifinale meritata. Davanti a un atleta, lo sappiamo, difficile da affrontare come Bahamond, che ha avuto un percorso certamente più agevole del suo. Bahamond è giovanissimo, di lui abbiamo parlato veramente tanto in fase di commento, ci aspettavamo di vederlo fino in fondo qui a Est, e così è stato. Devo dire che di Bahamond mi impressiona in particolare il modo che ha di interpretare questo gioco, nonostante la giovane età sembra già abbastanza maturo, quindi una semifinale veramente interessante. Ecco, seconda semifinale non meno interessante, quella che andrà in scena non prima delle 19, vedrà scontrarsi il giovane talento brasiliano Orlando Lutz al venezuelano Ricardo Rodriguez. Cosa dire di questo match? Beh, anche per Ricardo vale un po' quello che abbiamo detto per Granollers Puyol, non ci aspettavamo di vederlo fare i primi quattro, in particolare per l'incrocio che lo ha visto nei quarti di finale affrontare Caruso. E invece Rodriguez ha strappato una qualificazione meritatissima, con grande autorevolezza anche lui. Ieri abbiamo visto un terzo set perfetto, ha giocato veramente benissimo, Caruso non è riuscito a portare a casa neanche un game, è stato bravo anche a sfruttare alcune mancanze del tennista italiano che fine gara ci ha detto di essere entrato in campo un po' scarico mentalmente, ma questo non deve assolutamente inficiare l'ottima prestazione di Rodriguez, che anzi si è accorto del problema dell'avversario e è riuscito a sfruttarlo e a capovolgere la partita in proprio favore. Quindi complimenti a Rodriguez. Davanti a un avversario molto ostico come Lutz, per Lutz vale un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto per Bahamond, è un giovanissimo prospetto anche lui. Anche per lui ci aspettavamo insomma un cammino lungo qui a Est e così è stato. Di Luz ci impressiona in particolare la solidità e la capacità di mantenere la freddezza nei momenti decisivi della gara, quindi anche questa è una semifinale interessante, l'esito non è assolutamente scontato, staremo a vedere. Ecco, se dovessi adesso dirmi qual è la finale che vorresti vedere e quella più probabile, cosa mi dici? Beh, per quanto riguarda quella più probabile, scommetterei su Granollers Puyol nella prima semifinale, perché lo abbiamo visto, come ho detto, veramente bene in fiducia. Quando sei in fiducia, lo sappiamo, questo è uno sport particolare, conta sempre la testa e lo stato mentale, ancora di più in uno sport come il tennis, quindi da una parte ti dico Granollers Puyol, dall'altra ti dico Lutz. Se invece dovessi, ecco, dirti quale finale mi piacerebbe vedere, indubbiamente ti dico Bahamond contro Lutz. L'abbiamo detto più volte, sono due giovani veramente interessanti e vederli scontrarsi sarebbe un momento veramente interessante. Quindi ti dico Bahamond Lutz. Benissimo, grazie Max. Grazie a voi. Vi ricordo che per seguire la diretta e tutti gli aggiornamenti dai campi potrete consultare il sito www.internazionalieste.it e tutte le nostre pagine social.